Eccoci qui, Raoldo Affinati, scrittore e insegnante, appena concluso l'intervento sul rapporto Ipsos sulla scuola. Affinati ha fatto un intervento, può riassumerci per la tecnica della scuola, fare una sintesi del suo intervento? Beh, analizzando questa inchiesta che Pagnoncelli ha illustrato sul grado di soddisfazione che può esserci nel corpo insegnante, nei genitori, nei dirigenti scolastici, ho cercato di evidenziare alcuni punti fondamentali. Il primo mi è sembrato il peso eccessivo della burocrazia, che insomma grava molto sulle spalle dei docenti italiani. E ho detto che spesso, troppo spesso, i docenti quando entrano in classe sono già appesantiti da questo carico burocratico. Questo è il punto che mi è sembrato più importante, che è filtrato, diciamo, in questa analisi. Sia cosa intende Affinati? Compilare moduli, andare a frequentare sempre assemblee, dover scrivere il bilancio delle competenze dei nostri ragazzi, faccio per dire, anche spesso, troppo spesso standardizzato. Sono pratiche amministrative e burocratiche, sono importanti, lo capisco, ma che in questo momento rischiano di diventare, di mortificare spesso, ho detto, l'iniziativa degli insegnanti più appassionati. Poi c'è il problema della retribuzione, inevitabilmente una croce, nel senso di una retribuzione insufficiente degli insegnanti italiani, specialmente rispetto ai parametri europei. Ho parlato della sicurezza degli edifici scolastici, che spesso non è ottimale, non soltanto quella presente nei vecchi centri storici italiani, ma anche paradossalmente nelle nuove strutture. Ho fatto riferimento alla scuola, che dovrebbe essere un presidio etico del territorio nazionale, e soprattutto coinvolgere un po' tutti, diciamo, tutte le componenti, dalla famiglia ai docenti a tutte le associazioni. Ho fatto anche riferimento alla dispersione scolastica, che è una ferita sanguinosa che ci portiamo avanti, e poi ho accennato anche al reclutamento degli insegnanti, che non può essere più soltanto fatto a scremare, diciamo, tutti gli iscritti ai concorsi con testa a crocetta, tesi appunto a scartare la massa di quelli che partecipano, perché voglio dire, in questo modo noi rischiamo di lasciare indietro gli insegnanti più bravi e far passare magari quelli più furbi. Quindi questo è uno dei temi, secondo me, importanti: rinnovare il sistema di reclutamento italiano. Adesso lo sto dicendo in modo rapido,